Ci sono dunque, mi sembra di capire, molte iniziative che non sono solo di questo Ministero, del Dipartimento delle Pari Opportunità. Come spesso avviene, la cosa importante è che ci sia poi sinergia, che le cose non vadano disperse in mille rivoli con poca efficacia. Dobbiamo far crescere un percorso che è di educazione alla diversità e dove quindi la diversità può anche essere il diverso grado di abilità che ciascuno di noi ha. Dobbiamo rendere le persone sensibili a questo tema e dobbiamo chiedere alle istituzioni pubbliche di mettere l'eliminazione delle barriere di tipo architettonico tra le priorità. Io credo che se continuiamo a lavorare con energia, con dedizione, con mente aperta, riusciremo l'anno prossimo a sottolineare qualche progresso ulteriore raggiunto, che può dare soddisfazione e ridurre diciamo, e aumentare il benessere di persone che oggi, ne hanno una riduzione, certamente per cose che potrebbero essere facilmente eliminate. Grazie.